Day after Juve Parma. Sono deluso. Siamo delusi. Siamo delusi perché tanto. Cosa vogliamo analizzare, ragazzi? Cosa vogliamo analizzare? Niente. Niente. Perché il Parma ci ha dimostrato come si gioca a calcio il Parma. Il Parma, che mi pareva il Barcellona Real Madrid dell'Atletico Bilbao, non lo so, mi pareva una finale Champions League, mi pareva una finale Champions League. Adesso, una roba grande, ho detto, una roba grande, però no, non sei, non, Motta, te mi spieghi una roba, te mi fai spiegare una roba. Ma cosa deve fare imparare? Cosa deve imparare là in allenamento? Dimmi, spiegami perché fammi capire anche a noi altri cosa deve fare in allenamento. Perché non c'è una roba, non c'è una roba fattibile che Parma, e squadrette? No, neanche squadrette, perché Parma, guarda, mi pensavo fosse, va, facciamo i 3 punti così, una roba chill proprio. No. Anche al Parma, anche a tutte le altre squadre qua, Juve, de tutto e di più. E noi altri non siamo buoni a fare due passaggi in croce. Perché o perdiamo a Baia o non siamo buoni neanche ad andare avanti, perché se facciamo un salto in avanti così passiamo subito a Baia indietro, perché non siamo buoni scartare l'uomo, non siamo buoni passare l'uomo, e il Parma io avanti, praterie libere, e noi altri demo in rio, aspettiamo che il Parma e attacca, e noi altri spettiamo, non andiamo all'uomo, non marchiamo l'uomo, no? Noi altri spettiamo in rio, arretriamo sempre, passaggio in rio al portiere. Oh, mi pare il gioco di Allegri, ragazzi, mi pare il gioco di Allegri, ma vi pare possibile, ragazzi? Ma vi pare possibile? Non è possibile. Non è possibile, perché non so che altre squadre in area di rigore ciappa e segna avanti, cioè ciappa e segna una costruzione di gioco davanti, e noi altri dal centrocampo in attacco non abbiamo nessuno, e neanche in difesa, perché in difesa abbiamo una difesa del burro. Non so, a partire da Danilo, non perdere. Ma ragazzi, entra massa facilmente in difesa nostra, in porta nostra, gli fa una facilità assurda, che noi altri facciamo fatica a fare do tre passaggi. Perché che altri i press da subito, ma noi altri non siamo buoni a dare il. A sapere pa fa far passaggi, perché Motta non gli insegna di andare veloci, di far passaggi veloci, continui, dai, vai, qualcosa, ma non si smarca quando si passa la Baia. Aspetta, come compagno gioco di Allegri, stessa identica roba. Stessica, identica, stessa roba. Non, guarda, non. Non so, già facciamo fatica a sapere più o meno dove che può parare la Juve in campionato. Perché siamo, vabbè che siamo quarti, però vi dico da subito che
sto anno è il campionato o vince il Napoli. Perché, guarda, importa, importa. O dicomi, dopo non so, è un pensiero mio. Ma non è possibile che noi altri facciamo una fatica perché non vemo giocatori che se muove. No, a parte Idiz e Consensao. Che altri più o meno, ma non. No, neanche qui. Ragazzi, non sei possibile, non sei possibile. No. Boh. Siamo incazzati perché non so, siamo incazzati. Io sono tranquillo perché non so, sto tranquillo, non sono tanto tranquillo, sono preoccupato. Allo stesso tempo sono tranquillo perché ovviamente guardiamo la Juve, però vediamo cos'è che non va a sta Juve che Motta fino adesso ha tentato, ha sperimentato con diversi sostituzioni, però certe partite, però la vera Juve l'abbiamo vista solo in due partite. In due partite e basta. Ma fino adesso basta. No, non vinciamo più. Non vinciamo più perché non siamo cattivi sotto porta. I giocatori non hanno una cattiveria sotto porta. Vlahovic, Zemejo che te vai via domattina. Zemejo che te vai via domattina. Perché non ti sei un giocatore pericoloso. Non ti sei un giocatore pericoloso. Vlahovic. È meglio che al posto di Vlahovic metti Idiz. E basta. Cioè, Idiz insieme a Consensao. Che a manco Idiz. Adesso, invece di metterlo in fascia, tu metti in attacco al posto di Vlahovic. E Vlahovic ti sposti, te puoi spostarlo anche in difesa, tanto i nostri giocatori, i retro tutti in difesa, perché nessuno i va in attacco. E ora bisogna che i core su per difendere, perché il Parma. Abbiamo visto una ripartenza fulminea ogni volta che facevano arretramento di contropiede. E noi altri non siamo buoni neanche a fare due passaggi in croce. Io non so, posso parlare male? Parlo male, ragazzi, parlo male. Sì, disime, ovviamente non sono competente del calcio, però mi di solito guardo le partite, guardiamo le partite, analizziamo quello che possiamo, ma non è possibile che ogni singola partita o pareggiamo o facciamo un 1-0 streaming sito compagno d'Allegri, oppure se svegliamo e tacchiamo giocare quando che perdiamo. Che no altri, adesso ovviamente tutti che ha visto anche a me, che no altri che a Juve inizia a giocare, inizia a attaccare quando chi perde. Perché prima mi puoi attaccare, mi puoi pressare di più a fare il gioco che conterne a Mota. Non so, col buoni mi pare a mostri. Quando che Mota allenava ai buoni. E Juve, cosa sei? No, siamo una squadra di scarsoni. È solo perché bisogna che chi si metta in testa di correre di più a inizio partita e di passare. E di passare perché a Juve è dotti per fare determinate partite. Ma no, ma no, no, non preoccuparti di fare partita col Parma. Cioè,
Perché se c'abbiamo l'ansia con queste partite qua, perché non siamo buoni a dare gioco, allora l'ASVEL è un problema grande. Ma che se portiamo ancora da Allegri, bah, dimmi volte se parlo mai. Dimmi volte se parlo mai, perché boh, posso parlare mai? Sì, sì. Però non è giusto che ogni volta se incazziamo così, perché non vale neanche la pena. È il bello che fin adesso andiamo ben in Champions. Ma fin quanto? Fin quanto? Non so. Boh. Adesso. Boh. No. Non so che se i giocatori che. Non gli va bene a Juve. Del resto. Però. Tanti dice bisogna aspettare che se giocatori nuovi, bisogna che se Iniesta, bisogna che se Iniesta col gioco de cose, de Mota. Ma mi vedo che altre squadre che e fa scambi veloci, e sa cosa deve fare in campo. A Juve, solo le prime due partite abbiamo visto una Juve che gioca. E basta. Tutte che altre pareggi sconfitte solo con Stoccarda, per fortuna, un 4-4 con l'Inter che là ci è andata di culo. Perché vabbè. Però ieri sera meritavamo di perdere, meritavamo ovviamente di perdere, perché una squadra del genere non non va bene messa in campo, non va bene messa in campo così. Così, non no, no, Motta che ha sbagliato formazione, che ha sbagliato qualcosa, che ha sbagliato i nesti dei giocatori, ma non so. Non so, dopo sarà fortuna, dopo facendo delle sostituzioni. Però se non abbiamo una base solida di attacco. Perché non siamo non buoni a creare un'azione d'attacco, non siamo buoni neanche a tirare in porta. Al limite dell'area non siamo buoni neanche a tirare in porta, perché ogni volta che il Parma o qualsiasi squadra i pressano altri, non altri se cagheremo addosso, perché non siamo buoni a farsi l'uomo. Oppure dobbiamo aspettare. Che sia Idiz o Cosensao che è il dribble avversario dopo che fa il passaggio in aria dopo quel che viene. Però no, non abbiamo una base costruttiva da gioco, non abbiamo una base costruttiva da gioco. Basta che è inutile che facciamo camminate in mezzo al prato fiorito, antindrio, aspettiamo Abaya, aspettiamo che altro, e se smarca, e movimenti lenti, e andamento lento al centrocampo, in difesa. E noi aspettiamo sempre che l'altra squadra arretra, così si sistema bene in difesa, così non abbiamo più. Non avevo neanche il spazio per passare a Bala, perché i chiudi spazi. E ora da là, Mota, bisogna che ti fai correre di più sti giocatori qua, perché noi altri vogliamo vedere una Juve cattiva. Ha cambiato mesi giocatori e siamo ancora a riaspettare una Juve concreta. Oh, pure, basta. Oh. Mota, se Dio deludermi, come tutti, non c'è ultimatum qua, eh. O così o niente. Perché se c'è coso, adesso, quello del Napoli, vediamo quante partite, vediamo fin quanto te vai avanti. Perché
Lo so. Vabbè, importa ragazzi, questo qua è un sfogo mio che era tanto da fare perché, punto. Vabbè, posto ragazzi, niente. Non ho più parole. Scusami la lunghezza del video e ci sentiamo alla prossima. Vabbè, iscrivetevi al canale, condividete prima, condividete e dopo iscrivetevi al canale. Va bene? Ciao ragazzi, alla prossima. Motta. No, se continui così, no. Se te continui così, no. No, non va bene, non va bene, non va bene. Non va bene. Ciao ragazzi.